19 aprile del 2022, Netflix presenta le sue trimestrali e la borsa non la prende benissimo. Il titolo fa veramente un tonfo verso il basso, partendo da un prezzo di $349 fino ad arrivare ai $219 in un solo giorno, per poi continuare a scendere nei giorni successivi, ma non è questo l'argomento che ci interessa in questo video. Per quale motivo vi cito Netflix? Perché è successo poco tempo fa, sicuramente tutti quanti ne abbiamo parlato, ne abbiamo sentito parlare, e il ricordo è ancora vivido nella mente degli investitori. Prenderemo questo elemento per porci un quesito importante. In una situazione del genere, dove escono delle trimestrali, delle grandi notizie, qualunque informazione rilevante su un'azienda che magari avevamo in portafoglio oppure stavamo valutando se entrare oppure meno, e questa notizia va a scuotere i mercati in maniera così importante, cosa dovremmo fare? Dovremmo comprare? Dovremmo vendere? Dovremmo rimanere esattamente nella posizione in cui ci troviamo in quel momento? È facile in queste situazioni cadere nel panico, me ne rendo conto, ma il panico è un'emozione e, come diciamo sempre, le emozioni ci fanno commettere errori. Un buon investitore dovrebbe sempre essere in grado di saper gestire le sue emozioni e di ragionare su quelli che sono i dati, che sono quello che ci interessa in realtà. Ma in delle situazioni del genere, con una borsa così volatile, dobbiamo sapere cosa fare e soprattutto dobbiamo saperlo decidere velocemente, dobbiamo essere rapidi. E la cosa non è affatto facile. In questa puntata quindi cercheremo di capire quali possono essere alcuni elementi, quando magari esce una trimestrale, da poter considerare per prendere delle decisioni alla svelta. Quindi sostanzialmente quali possono essere dei dati importanti e significativi da conoscere subito. Parliamo di tutto questo, ma prima sigla. Bentornati amici investitori e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Daniele, consulente finanziario, e oggi torniamo a parlare di come poter gestire il panico e ragionare in maniera razionale. Lo preciso subito così non lo ripeterò. Questo argomento di questo video può essere preso tanto in delle situazioni di panico con dei forti ribassi, quanto di euforia con dei forti rialzi. Sono molto speculari, il ragionamento si basa sulla volatilità. Partiamo dalla base. Un investitore, un buon investitore, se ha un'azienda in portafoglio è perché la considera un buon investimento, e se sta valutando di entrare in quell'azienda oppure in quel determinato asset è perché lo considera un buon investimento, ovviamente. La risposta breve a tutta questa puntata è che se una notizia esce e questa notizia non va a modificare quelli che sono i fondamentali di un'azienda, allora la volatilità a cui stiamo assistendo non è altro che questo, volatilità, e quell'investimento rimane un buon investimento. Ma la risposta breve non è assolutamente esaustiva. Come possiamo verificare noi se quelle informazioni che ci hanno dato non intaccano i fondamentali? Arriva la risposta lunga, infatti. Per una trattazione migliore andiamo a prendere in considerazione alcuni punti che ci possono essere utili. Numero 1. Le vendite. Come sappiamo benissimo, la crescita di un'azienda si basa sulle sue vendite, che si tratti di un prodotto o di un servizio. Una flessione negativa delle vendite è sicuramente un dato da non sottovalutare, ma non necessariamente un dato allarmante. Possono esserci anche dei fattori esterni che vanno ad influenzare quella che è la negatività delle vendite. Ritorniamo all'esempio di Netflix. Quello che ha spaventato veramente tanto i mercati è stato che all'uscita delle trimestrali si è vista un rallentamento della crescita degli abbonati. Ecco, prima di prendere una qualunque decisione in quel caso specifico, la domanda migliore sarebbe stata: per quale motivo c'è stato questo rallentamento degli abbonamenti? Scavando abbastanza a fondo ci si rende conto che il conflitto russo-ucraino ha giocato un ruolo abbastanza importante, perché Netflix ha bloccato gli abbonamenti in Russia, che si trattava di 700.000 abbonamenti, e questo è un dato importante. Ma c'è differenza tra dire questo è il dato rilevante e dire che se non ci fosse stata la guerra sarebbe filato tutto liscio. Però è importante capire il per quale motivo di determinati dati che abbiamo davanti. Ci sono cambiamenti nel servizio? È aumentato di prezzo, quindi fattori interni all'azienda, oppure ci sono dei fattori esterni che hanno influenzato queste vendite, oppure magari tutte e due, perché no? Ecco, saper dare una risposta a queste domande in ogni singolo caso può aiutarci a prendere delle decisioni migliori. Punto numero 2. I margini. Cosa sta succedendo ai margini della nostra azienda? Ovviamente l'aumento di vendite di un prodotto e il mantenimento dei costi di un'azienda è un dato sicuramente più incoraggiante di un aumento delle vendite con il conseguente aumento dei costi in maniera più importante magari. Ma ci tengo a specificarla anche qui: l'aumento dei costi, quindi la riduzione magari dei margini, non è necessariamente un dato negativo, semplicemente va contestualizzato, ed è per questo che bisogna conoscere approfonditamente l'azienda nella quale si sta investendo. L'azienda magari sta facendo dei grandi investimenti, i quali per forza di cose vanno a ridurre i margini, ma dato che questa riduzione serve per ampliare poi le vendite, magari ampliare la società, questo dato assume tutto un altro significato. Viceversa, un'azienda che ha una cattiva gestione, dove i costi aumentano, le vendite magari rimangono costanti oppure aumentano in maniera minore, in questo caso certamente sarebbe opportuno prendere provvedimenti. Numero 3. il linguaggio. Mi rendo conto che questo punto nello specifico sia un po' più difficile da attuare, soprattutto per chi non mastica l'inglese, ma consiglio a tutti quanti di fare uno sforzo e cercare di capire quelli che possono essere i sottotesti del linguaggio della determinata notizia che stiamo guardando. Non si tratta di un elemento tanto da sottovalutare. Ricordiamo che certi generi di documenti, come ad esempio le trimestrali, vengono rilasciate dall'azienda e vanno ad influenzare quello che è tutto quanto il mercato, ed è per questo che parole come sfide o parole come opportunità possono influenzare pesantemente le decisioni nel futuro. Numero 4. I nuovi prodotti. E prima che lo pensiate, no, non si può in alcun modo prevedere se un prodotto appena lanciato da un'azienda sarà un ottimo prodotto oppure un pessimo prodotto. Il mondo elettrico per la motorizzazione ne è la prova lampante. Tesla ha investito tantissime energie per realizzare delle auto elettriche e il tutto ha funzionato in maniera incredibile, lo sappiamo tutti quanti. D'altra parte Harley Davidson ha investito moltissimo per le moto elettriche, diventando un po' il pioniere di quel tipo di mercato, ma alla fine l'investimento è stato praticamente un fiasco su tantissimi aspetti. Ogni nuovo prodotto è una sfida, non possiamo sapere in anticipo come andrà, non è neanche il nostro ruolo, lasciamolo ai consumatori fare quelle valutazioni, ma d'altra parte sarebbe comunque un errore trascurare questo dato. I nuovi prodotti per forza di cose ricevono un'attenzione mediatica della massa molto più alta rispetto al normale e questo spesso e volentieri contribuisce a dei piccoli rialzi soprattutto nel breve periodo, e quindi noi possiamo posizionarci in anticipo per approfittare di questi piccoli rialzi. E infine numero 5. Il contesto del settore. Prima di concludere infatti ci tengo tantissimo ad approfondire un punto che non si può tanto intuire dalle trimestrali, ma che se ben analizzato può darci un enorme vantaggio rispetto a tutti gli altri investitori. Come abbiamo detto, Netflix ha avuto in un giorno il quasi meno 40%. Ma cosa sta succedendo all'intero comparto tecnologico? L'intero settore sta sottoperformando e di molto da inizio anno, con circa una performance del meno 20% dipendentemente da quale indice considerate. Tutto ciò deriva da tutta una serie di fattori di cui non parlerò in questa puntata, ne abbiamo già parlato tante volte. Quindi non fa strano che anche Netflix abbia il suo andamento ribassista. Ovviamente devo specificarlo anche in questo caso, ciò non vuol dire che Netflix stia calando solo per il fatto che l'intero comparto tecnologico sta calando o che non ci possono essere aziende che vanno in controtendenza rispetto al loro settore, assolutamente no. Ma sicuramente capire il trend del comparto di quell'azienda può darci una visione d'insieme molto più ampia. E questo era l'argomento di oggi, io spero ovviamente che vi sia piaciuto, lasciate un commento qui sotto se avete altri consigli per non entrare nel panico in questo genere di periodi che mi rendo conto possono non essere semplici. Vi ricordo come sempre che potete iscrivervi e attivare la campanella e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!